Gentile pubblico, Estoria 2018, 14° Festival Internazionale della Storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato ed organizzato dall'Associazione Culturale Estoria, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Interno, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della RAI Friuli Venezia Giulia. Inoltre, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, a cui vi invitiamo ad aderire. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Scrivendo un messaggio via WhatsApp o Telegram al numero 3311682969, lo ripeto, 3311682969, è possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori che verranno loro sottoposte al termine dell'incontro. Sta per iniziare ora l'incontro intitolato Civis Romanus Sum, essere cittadino romano in una Roma in movimento. Intervengono Gino Bandelli ed Elena Isaiev, coordina Alessio Socolli. L'incontro è in collaborazione con Le Figaro Histoire. Buona storia a tutti. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare, qualche nota di regia. La prima relativa all'orario di questa discussione. Nel programma ufficiale c'è un refuso, l'ora indicata per il termine è mezzogiorno e mezzo, mentre ai relatori è stato comunicato che l'incontro sarebbe durato un'ora e trenta. Termineremo dunque per le 13, e lo dico soprattutto per i nostri studenti che dovranno fermarsi mezz'ora in più. La seconda nota riguarda l'articolazione dell'incontro. I due relatori hanno deciso di scandirlo in due parti, ciascuna delle quali sarà seguita da un dibattito innescato da qualche domanda vostra, del pubblico. E quindi, dopo una breve introduzione, ascolterete un intervento per ciascuno dei due ospiti e subito dopo ci sarà uno spazio dedicato a voi. Lo stesso schema si ripeterà nella seconda parte, se saremo stati bravi nel rispettare i tempi. Possiamo partire. Quando sentiamo usare il termine migrazioni a proposito della storia romana, viene spontaneo pensare al tardo impero e all'epoca delle cosiddette invasioni barbariche, di cui avete sentito parlare anche un momento fa il professor Camarosano e il suo collega Barbero. In realtà di movimenti di popolazioni si può parlare per tutto l'arco dell'antichità e possiamo dunque dire che si tratta di un fenomeno ciclico nella storia dell'uomo che va inquadrato nella norma e non costituisce un'eccezione. Nella storia di Roma fu un fenomeno consistente, credo che i nostri ospiti ci forneranno delle stime. E come sta avvenendo oggi, anche in passato si registrò un maggior radicamento della gente nelle sue tradizioni e un incremento dei particolarismi proprio nei periodi in cui i flussi migratori aumentavano considerevolmente. E già questi, direi, sono spunti interessanti su cui riflettere. È emblematico che i ricercatori abbiano concentrato il loro interesse sulle migrazioni dell'antichità proprio in un momento in cui il problema migranti investe potentemente il nostro mondo. La storiografia precedente, quella dell'Ottocento, per intenderci, non se n'era occupata con l'attenzione nei termini con cui ce ne interessiamo oggi. Ciò induce anche un'altra considerazione. L'indagine sul passato continua ad avere un senso per noi, perché alla storia noi poniamo delle domande che nascono dalle grandi questioni dei nostri tempi. Interroghiamo cioè il passato guardandolo con gli occhi della modernità. Dicevamo che la mobilità di masse più o meno grandi è un dato di fatto per i romani già al tempo della Repubblica, periodo che va dalla cacciata dei re etruschi del 509 fino all'inizio del Principato nel 27 a.C. Ci concentreremo su questa fase della storia romana e sui primi secoli dell'impero, soprattutto perché del periodo più tardo il pubblico di Estoria sentirà parlare Alessandro Barbero e Peter Heather domani pomeriggio in una discussione su popoli barbari e caduta dell'impero romano. Roma è sempre stata una città di stranieri, abitata da una popolazione di varia provenienza. Seneca, il filosofo vissuto sotto gli imperatori Claudio e Nerone nel primo secolo d.C., nato a Cordova in Spagna da una famiglia di romani emigrata per cercare fortuna nell'amministrazione, esule in Corsica per motivi politici e scrive un'opera per consolare la madre della sua lontananza e le dice: «Non preoccuparti, perché anche Roma è piena di gente lontana come me dalla patria, confluita dai municipi e dalle colonie e da ogni parte del mondo. Sono arrivati per mille ragioni, dice Seneca, buone e cattive, desiderio di un incarico pubblico, di studiare, di assistere agli spettacoli, ricerca di un luogo adatto ai vizi, ma anche di maggiori possibilità per esprimere il proprio talento». E conclude: «Non c'è razza umana che non sia venuta in questa città». Di queste tematiche ci parlerà la professoressa Elena Isaiev,
che si occupa di storia greco-romana e di archeologia con un occhio puntato proprio sui temi del movimento di popolazioni e di gruppi nell'antichità. Il suo però è uno sguardo particolare. Nella presentazione del College of Humanities di Exeter, dove lavora e vive, scrive: «Nelle mie ricerche guardo all'impatto del paesaggio, dell'architettura, dello spazio costruito dall'uomo sulle persone e sulle comunità, alle interrelazioni tra identità e mobilità. Sono di mestiere una storica antica, ma prendo ciò che ho scoperto intorno alle comunità antiche, a come esse si relazionano con i luoghi, con i fenomeni migratori, e lo applico per capire meglio le comunità moderne». Ha al suo attivo una lunga serie di pubblicazioni, tra cui un saggio molto importante uscito nel 2017 per Cambridge University Press con il titolo Migration, Mobility and Place in Ancient Italy, una summa dei suoi interessi che ruotano attorno ai temi dell'ospitalità, dell'asilo, dei rifugiati, della costruzione dello spazio e dell'identità. Gli storici di Roma, questo bisogna sottolinearlo, non prestarono una grandissima attenzione a questi fenomeni. Ma che Roma fosse abituata alle migrazioni lo dimostrano sia il luogo in cui la città sorse, sia una serie di aneddoti che costellano la sua storiografia e la sua letteratura. Una delle popolazioni che attraverso scontri e incontri ha contribuito a formare l'identità romana sono indubbiamente i Galli, già a partire dall'episodio del sacco di Roma all'inizio del IV secolo a.C. ad opera dei Senoni guidati da Brenno. Lo si studia ancora a scuola, è quello dei guai ai vinti, delle 1000 libbre d'oro pagate per lasciare libera la città di Furio Camillo che la salva. Da qui nasce nei romani la paura di un nemico invasore, il Metus Hostilis, che sarà prima Gallicus e poi dopo le imprese di Annibale diventerà Punicus. La minaccia prima viene da nord e poi viene da sud. Il rapporto con i popoli gallici è uno dei temi importanti della storia delle relazioni tra i romani e gli altri nel corso dell'Alta e della Media Repubblica. Conflitti intermittenti ebbero luogo nel III e nel II a.C., fino a portare all'espulsione dei Galli dalla Gallia Cisalpina, che è la nostra pianura padana in pratica, dopo la fondazione di numerose colonie a presidio del territorio. Nel 186 un gruppo di Galli transalpini scende in Italia per occupare dei territori nella zona che sarebbe stata poi sorvegliata da Aquileia, fondata 5 anni dopo, proprio per controllare questa regione che per i romani non faceva ancora parte dell'Italia. E del rapporto appunto tra romani e galli ci parlerà l'altro nostro ospite, il professor Gino Bandelli, che è stato professore ordinario di storia romana all'Università di Trieste e che vanta anche lui numerosissime pubblicazioni frutto di una vita dedicata allo studio della storia romana. Si è occupato in particolare di romanizzazione dell'Italia, di colonizzazione, della storiografia moderna sul mondo antico, del suo uso nelle ideologie e nella lotta politica dell'età moderna e contemporanea. La parola agli ospiti, a partire dalla professoressa Isaiev. Grazie. Grazie Alessio. Io voglio cominciare per dire grandissime grazie per questa invitazione, a vostro un discorso veramente dinamico in questi giorni, e mi dispiace che non mi riesco a fare tutto in italiano, solo queste piccole parole, ma ho voluto anche dire grazie per le guide che ha avuto qui l'ospitalità già, che è cominciata proprio all'aeroporto, di Mauro che mi ha scritto, fatto la storia da Gorizia, da questa regione, poi di Alessio, di Anna, di Marco, di Nicolà, non so, forse anche qui. È per dire che la cosa che io capisco è che qui è proprio la densità delle storie, ma non solo le storie vuol dire gli eventi, e non solo di genti, ma proprio le storie delle vite di questi genti. E queste sono le cose che mi interessano, per sapere dove ci sono e come stanno formando questi centri, queste intersezioni di queste storie della vita. E ora mi dispiace, ma io cambio poi in inglese, e grazie a Peter per tradurre questo. So, when I tell people I work on ancient migration, one of the things I get is a question about numbers. So this is what people are really interested in, is how many people moved in the ancient world? Is it the same as it is today? But our problem is that the people in the ancient world were not interested in numbers. They were not interested in counting. They were not interested in controlling in the same way. But what we do have are numbers en masse. What kind of numbers do we have? So for example, the 40,000 Ligurians that the Romans transferred into the south of Italy in 180 BC to a region then was called Ager Taurasinus, or the 150,000 that Aulus Pollus enslaved in one campaign in 167 BC in Epirus.
Ecco, quando si parla delle migrazioni antiche, quando spiego che questo è l'oggetto dei miei studi, ovviamente la prima domanda, molto spesso, quasi sempre, sono cifre, numeri. Quanti erano i migranti dell'epoca? Si parlava degli stessi numeri di oggi o no? Il problema che abbiamo è che questo agli antichi storiografi non interessava minimamente, cioè non si occupavano di cifre, di numeri, di monitorare, di controllare queste cose, non volevano fare i conteggi. Abbiamo però dei numeri di massa di alcuni eventi storici che sono stati registrati e dunque sappiamo che nel 180 sono stati trasferiti 40.000 liguri verso il sud nel Ager Taurasinus. Sappiamo anche che Aulo Paolo nel 1667 ha fatto di nuovo muovere ad Epiro gli schiavi in una massa di 150.000 persone. Grazie. Allora, queste masse, che i numeri che ho detto ora, these are state controlled movements. But these state-controlled movements only form a very small part, or well, we don't know how much of a part, of the total number amount of mobility. The majority of mobility seems to be private and independent, and therefore not very visible. Ovviamente questi sono tutti numeri che si riferiscono a movimenti di massa causati dallo Stato, cioè generati dallo Stato, controllati dallo Stato. E sappiamo, non abbiamo la certezza dei percentuali, ma sappiamo che questa era una quota minima di tutti gli spostamenti delle gente, perché tutte le altre migrazioni o spostamenti erano private, erano individuali, dunque non riportate nei libri e non controllate. So how, but you know, people still want to know, well, can we have a sense of how big this number might have been? Well, the theoretical assumption or the summary, if we use numbers from France from the 17th century, which are quite similar in terms of how big the spaces were, the number of migratory movements through Italy in the last 200 years BC could have been 40 million. E dunque, sempre comunque mi chiedono delle stime, ma si può cercare almeno di indovinare, cercare di stimare in qualche modo più o meno almeno teoretico quante fossero queste persone, ovviamente. E se prendiamo i dati, paragoniamo con la Francia del 600, possiamo dire che per il 200 avanti Cristo, it's 2 million, eh? 40 million. Possiamo dire la cifra intorno ai 40 milioni. I movimenti migratori. And I give you, so this is a theoretical number, but it's very plausible. And this is in an Italy that had a population of about 8 to 4 million. Sono ovviamente numeri teorici, ma anche abbastanza attendibili. E dunque si tratta di 40 milioni di spostamenti in un'Italia con una popolazione da 4 a 8 milioni. 4 o 8 milioni, sì. So these are very theoretical, but I'll give you another couple of numbers and then I'll probably stop with the numbers. Is that in the census, which we know from the last first century BC, the total number of Roman male citizens that were living outside of the place where they were born is about 30%. E per continuare con i numeri, vi do un altro numero e poi smetto. Dal censimento che è stato fatto nel secondo anno avanti Cristo, si cercava di capire quanti fossero gli maschi non locali, cioè provenienti da qualche altro posto, e rappresentavano il 30% della popolazione. And this 30% or one third of the population is a number that keeps coming up again and again. So for example, in Tarquini, in Etruria, in the archaic period, in the cemeteries, about one third of the names are not local. E questo un terzo riappare e continua a riapparire sempre, no? Per esempio, fra i Tarquini, se si vanno a vedere i cimiteri e i nomi sulle pietre tombali, praticamente di nuovo più o meno un terzo ha dei nomi che sono stranieri. So if you want to just compare very briefly to the more contemporary numbers, I'll give you a figure from the UN taken in 2002, which counted that 185 million people in 2002 lived outside of their place of origin for at least 12 months. And that
figure is 2% of the global population. Se andiamo nei tempi moderni, adesso nella contemporaneità, e vogliamo vedere delle cifre di paragone, prendiamo un dato ufficiale delle Nazioni Unite che si riferisce al 2002 e secondo questi dati ci sarebbero 185 milioni di persone che vivono al di fuori del proprio paese d'origine, ovvero si sono spostati per un periodo più lungo di 12 mesi, il che equivale al 2% della popolazione mondiale. Okay, so these, you can't compare exactly. What you could see is the UN figures are official figures of people passing checkpoints. It's not all of mobility, because there's a lot more mobility than 2% today. But if we go back to the ancient world, one of the questions you might have is, but when you say 40 million, what do you mean by movement? How far are these people moving? Do you mean internal movement? Normalmente queste cifre non sono comparabili con esattezza. Abbiamo preso anche dei numeri ufficiali delle Nazioni Unite, il che vuol dire che erano spostamenti registrati delle persone che hanno varcato dei punti di controllo, dei valichi, e dunque sono state registrate. Sappiamo che poi il fenomeno migratorio è molto più ampio perché c'è tanta clandestinità e dunque spostamenti che non vengono registrati. Ma se torniamo al mondo antico, ovviamente, e ritorniamo alla cifra dei 40 milioni, ci chiediamo, ma quanto è grossa questa cifra, ovvero quanto è rappresentativa? Che distanza facevano questi viaggiatori o migranti? Si spostavano internamente o era una cosa più lunga? I mean, the first problem with talking about internal movement is, of course, we're in a world where there's no nation states and there's no national borders. So even saying internal movement doesn't tell you very much. But I'll give you, this is the last example I'm going to give you with numbers, is about Italian people, ancient Italian people, who go abroad. And these people are going to be abroad in Asia Minor, which is modern Turkey. And I'm going to tell you about an event which happened in 88 BC. Ovviamente già abbiamo un primo problema nel definire lo spostamento interno, perché stiamo parlando di un periodo dove non ci sono ancora gli stati nazione, non ci sono confini nazionali. E allora cosa vuol dire spostarsi internamente? Internamente a che cosa? E poi se prendiamo le popolazioni dell'Italia antica, quelli che andavano a viaggiare, andavano all'estero, di solito andavano per esempio nell'Asia Minore, che è la Turchia odierna, e di nuovo vi citerò un numero e poi prometto di smettere, e si riferisce all'88 avanti Cristo. Now 88 BC is interesting for Italy because a year before the Italian communities south of the Po received the Roman citizenship, okay, after the social war. But what interests me is a massacre of Italians and Romans in Asia Minor in 88 BC by Mithridates. And this happened not just in one city, but across lots of cities. So the question is, how many people were killed? L'anno è interessante, l'88 a.C., perché un anno prima di ciò c'erano tutti i residenti al di sotto del Po a ricevere la cittadinanza romana dopo la guerra sociale. L'evento del quale mi riferisco in Asia Minore, invece, dell'88, è un massacro per mano di Mitridate sui cittadini romani, dunque sugli italiani in Asia Minore, e non in una città, era un perseguimento per varie città. E qui abbiamo dei numeri. So you should know that Asia Minor became a province in 129 BC. But how many people were there that came? We don't have any colonies, we have no settlements of soldiers, we have a few inscriptions that have Roman and Latin names, so maybe 20. So from those figures, we wouldn't know that the total number that we are told was killed was 80,000. E dunque, in Asia Minore, che è diventata provincia dell'impero nel 129 a.C., è molto difficile di nuovo sapere quanti sono stati quelli che si sono spostati, perché non c'erano colonie, non c'erano insediamenti militari. Abbiamo in tutto 20 frammenti di pietra con delle iscrizioni, e da queste riusciamo, e nomi latini ovviamente, e da questo siamo riusciti a quantificare che il numero totale delle vittime ammontava a 80.000. Okay, so you might think this is an exaggeration, but even if we cut it in half, 40,000 or even 8,000, that figure is still very large for the number of people which we would never know about.
And the reason we don't know about it is because for the ancient authors, the number itself of people living abroad was very normal. It was not interesting. It was part of the everyday. But now I want to move from the numbers, because the numbers don't actually tell us exactly about the intersection of stories that I started with. E qualcuno potrebbe dire adesso, però 80.000 è un numero enorme, è un'esagerazione. Ma anche se lo riducessimo a metà, a 40.000, anche se dicessimo forse lo soltanto un decimo, 8.000 persone, comunque si tratta di un numero impressionante. Ma non è poi nemmeno rilevante, perché appunto per gli antichi autori i numeri non erano interessanti, non erano i numeri a dire la verità di tutto questo fenomeno. Perché non erano interessanti i numeri? Perché semplicemente andare, spostarsi in un altro paese, migrare in un'altra regione, era parte del quotidiano, non era nemmeno interessante notarlo, annotarlo, metterlo per iscritto. E perciò adesso lasciamo da parte i numeri, andiamo a vedere gli altri aspetti dei quali volevo parlare, perché sono questi altri aspetti che spiegano veramente l'inconcretezza, quell'intersezione, quel... delle vite, le storie delle vite. Le storie delle vite, delle quali ho parlato all'inizio e che ci diranno molto di più. So if we look up Plautus, the comedian Plautus, we have 21 of his plays. And he's one of the earliest people who we have who survives writing in Latin. Every single one of the plays has people from somewhere else. Movement is absolutely everywhere. In just 3 plays, his characters move from India to Africa and to the Black Sea. And they move for different reasons: trade, economy, for love, for adventure, for poverty, for war and slavery. E prendiamo per esempio Plauto. Abbiamo 21 opere, 21 commedie che ci sono rimaste, e certamente fra i più antichi autori, il più antico autore che scrive in latino, che ci è rimasto, che è stato conservato. In tutte le sue commedie abbiamo gente che si sposta, che viene da un posto o va in un altro. In 3 delle commedie vanno dall'India, in Africa, nel Mar Nero, per i più svariati motivi, per il commercio, amore, avventura, guerra, cioè di tutto. So the question is, what does migration mean in the comedies of Plautus? Our term migrare, so migrare is at the root of both the Italian and the English term. But in Plautus, it can be used to go overseas, could be used to move to a colony, to a different city, or to the street next door. E cosa vuol dire dunque la parola migrazione? Perché proviene dal latino, anche in inglese migration, sempre la stessa radice. E il verbo latino migrare cosa significa per Plauto? Ovviamente vuol dire spostarsi, ma vuol dire spostarsi su un altro continente, andare in una colonia, andare in un'altra città o spostarsi semplicemente in una strada accanto. So we are talking about mobility that is both cyclical, people move, they don't always know where they're going, it's not just one movement from one city to another. Also we have no checkpoints, no border crossings. But this shouldn't surprise us, because the control of borders is only really starting to get going about 200 years ago, and the passport as a technology only really comes into use less than 100 years ago. E ovviamente la mobilità è, potremmo dire, anche ciclica, cioè ci si sposta di continuo in un senso o in un altro, non c'è sempre necessariamente questo spostamento in una direzione, da una città mi trasferisco nell'altra. E non abbiamo valichi, non abbiamo punti di controllo, perché pensate, non ci sono confini nazionali, il concetto stesso del controllo delle frontiere nasce circa 200 anni fa, il passaporto come mezzo tecnico ha 100 anni di età. And so what kind of ways does Plautus call people who come from somewhere else? Well, in Latin you have the word hospes, which means guest, or hostis, which is enemy, or peregrinos, which is someone who travels, can also mean somebody who's a stranger, but more importantly, somebody who's alienus or ignotus. In other words, someone who is unknown. And that person is probably the one you have to really worry about. They don't have to be from abroad, they can even be from your city, but somebody who's unknown. E quali sono i termini che Plauto utilizza nel parlare dei, oggi diremo, migranti? Parla dell'hospes, che è appunto l'ospite, o del hostes, che invece è, potrebbe essere anche già nemico. Parla del peregrino. The bigger problem for ancient governments was not about keeping the outsider out, the civilian outsider, but how to keep your own people in the same place long enough to tax them and recruit them into the army.
E dunque con questo anche finirò e darò la parola al professor Bandelli che vi dirà molto di più. Per finire, riguardo questa intersezione fra genti, popoli e storie della vita, il più grande problema per i governi antichi non era la mobilità, non era lo spostamento delle persone, il problema era tenerli tutti nello stesso posto per potervi imporre le tasse e praticamente sfruttarli per quanto possibile. Questo era lo scopo. Grazie. Al professor Bandelli il capitolo dei Galli e poi il focalizzare il quadro sulla nostra regione, direi, sulle nostre aree. Come in altre precedenti edizioni di Estoria, il mio compito sarà quello di calare, se posso dire così, il tema generalissimo delle migrazioni, sia nell'età contemporanea, sia nella fattispecie nell'età antica, in un contesto geografico circoscritto, familiare, credo, a molti dei presenti, e in un contesto cronologico circoscritto. Che cosa intendo dire? Intendo dire che il mio discorso sarà incentrato sugli aspetti relativi ai migranti di quella che noi chiamiamo l'Italia settentrionale e che gli antichi, fino ad un certo punto, hanno chiamato la Gallia Cisalpina, perché la popolazione predominante della nostra Italia settentrionale era la popolazione gallica. Questo per quanto riguarda l'estensione geografica del discorso. Per quanto riguarda l'estensione cronologica del discorso, io mi limiterò a prendere in esame alcuni fenomeni di età repubblicana e solo se ci sarà il tempo farò anche qualche piccola proiezione verso l'età imperiale, verso l'età alto imperiale. Allora, prima osservazione di carattere generalissimo: l'Italia è stata luogo di approdo di migranti sempre, cioè fin dalle più antiche età del Paleolitico, attraverso il Neolitico, attraverso l'età dei metalli, eccetera. È chiaro che non posso fare un discorso di sintesi di questa ampiezza cronologica. Quindi mi limiterò a accennare a quello che succede nell'ultima fase preromana, cioè nell'ultima fase della storia di questa regione che ha preceduto l'avvento dei Romani. Parlerò quindi inizialmente della prima metà del primo millennio avanti Cristo, in cifra tonda 1500 avanti Cristo, 1000 lineetta 500 avanti Cristo. Qual è la situazione che noi riusciamo a ricostruire, la situazione etnica che riusciamo a ricostruire in questo arco cronologico? Lo facciamo soprattutto sulle fonti letterarie, che ci dicono molto, anche se non tutto quello che ci piacerebbe sapere, e lo facciamo anche sulle fonti archeologiche, anche sulle fonti epigrafiche, perché queste popolazioni preromane avevano una loro epigrafia, hanno lasciato traccia epigrafica della propria presenza. Allora, nella prima metà del primo millennio abbiamo come gruppi etnici egemonici, non parlo dell'infinità di gruppuscoli che hanno avuto un ruolo marginale, secondario in questa vicenda, abbiamo ad ovest i Liguri, al centro la cosiddetta Etruria padana, cioè il prodotto della emigrazione dall'Etruria storica, dall'Etruria centrale, dalla Toscana verso il nord, oltre gli Appennini, di masse di Etruschi che hanno dato vita appunto a quella che noi chiamiamo l'Etruria padana. E avevamo all'estremo oriente i Veneti. Questi erano i tre gruppi etnici principali. Ad un certo momento, secondo una notizia trasmessaci da Livio nel quinto libro delle sue storie, questa situazione etnica
relativamente equilibrata venne sconvolta da una serie di invasioni di popolazioni galliche. Questo racconto di Livio dice che all'età di Tarquinio Prisco, quindi grosso modo fra la fine del VII e gli inizi del VI secolo avanti Cristo, essendosi determinato, questo è un punto importante, essendosi determinato nella Gallia in senso proprio, cioè nella regione francese, quella che noi chiamiamo la regione francese, un sovrappiù di popolazione, ecco il fattore che può attivare la migrazione, essendosi determinata questa situazione, il re dei Galli di quel periodo decise di sfoltire questa popolazione affidando ai suoi due figli di trasferire in altri territori al di fuori del territorio gallico in senso stretto la massa esuberante. Uno venne mandato, dice Livio, nella selva Ercinia, verso la selva Ercinia, quindi in una regione compresa fra il Reno e l'alto corso del Danubio, una regione presumibilmente occupata già da popolazioni germaniche, l'altro venne dirottato verso l'Italia. Verso l'Italia arrivarono in realtà più ondate di Galli. E la sequenza cronologica è la seguente: arrivano prima le ondate degli Insubri, che si installano in quella che per noi è la Lombardia occidentale e centrale, poi vengono i Cenomani, che si instaurano più o meno nei territori che attualmente corrispondono alle province di Verona e di Brescia, poi nella regione cispadana, cioè a sud del Po, arrivano in sequenza i Boi e poi i Senoni. I Senoni occupano l'estremo sud-est della Cispadana, cioè una regione corrispondente più o meno all'attuale Romagne meridionali e Marche settentrionali. In questo contesto si colloca, ma già verso la fine del quinto, inizi del IV secolo avanti Cristo, l'episodio che è stato ricordato dal nostro coordinatore. Una parte dei Senoni, per motivi che non vengono dichiarati dalle fonti, attacca l'Italia cisapenninica, in particolare attacca l'Etruria, in particolare attacca Chiusi. Chiusi chiede aiuto ai Romani, i Romani intervengono e chiedono ai Galli, per così dire, come si sono permessi, no, di invadere territori occupati dagli alleati etruschi dei Romani. La risposta è ancora una volta che vi sono stati costretti a causa della exuperante moltitudo della popolazione, cioè si era già determinato nei territori precedentemente occupati un sovrappiù di popolazione e questo li costringeva a cercare nuove sedi, eccetera. Le trattative finirono male, i Romani imposero ai Galli di ritirarsi, i Galli non si ritirarono e attaccarono Roma e conquistarono Roma. Brenno, ricordato dal nostro coordinatore, la frase famosa «Vae victis», guai ai vinti, guai a voi Romani che noi abbiamo vinto, e così via. Questo per quanto riguarda la storia evenemenziale, diciamo così. La cosa di estremo interesse, al di là di questi fatti di storia evenemenziale che attirano l'attenzione delle fonti letterarie di Polibio, vissuto nel II secolo, di Livio, vissuto in età augustea, ci sono altre classi di documenti che consentono di correggere questa prospettiva banalmente invasionistica che hanno le fonti letterarie. Cioè, che cosa si determina nell'Italia settentrionale? Si determinano degli incontri di culture,
delle infiltrazioni di elementi di una cultura nei territori dell'altra cultura, eccetera. Vi faccio alcuni esempi. Vi ho detto che i veneti hanno una lingua molto vicina al latino, tra l'altro, che ormai conosciamo bene, la conosciamo attraverso lo studio di più di 600 iscrizioni che aumentano di anno in anno. I veneti hanno, diciamo così, lasciato traccia epigrafica che ci consente di esaminare molti aspetti socioculturali, possiamo dire così, del loro territorio. Vi cito due iscrizioni che vi danno immediatamente l'idea di questa osmosi che si determina tra i Galli insediati più a occidente e i Veneti insediati più a oriente. Ci sono due straordinarie iscrizioni graffite su frammenti di ceramica. Una viene da Spina, il grande emporio etrusco ma anche internazionale della zona del Po, della zona del delta del Po. Una di queste iscrizioni ricorda un tizio che si chiama Celtie, cioè il Celta. È chiaro che si tratta di un soggetto che, in circostanze che noi non riusciamo a ricostruire, si è trasferito dalla Celtica, dalla Celtiche, dalla Gallia dove abitava, nella zona. Un altro di queste iscrizioni ricorda un Eluvetie, cioè ricorda un Elvezio. Anche gli Elvezi erano popolazioni di tipo gallico. E però i documenti più straordinari, direi così, che posso sottoporre alla vostra attenzione, vengono dal mondo venetico. C'è un'iscrizione di Villa Vicentina, che ricorda un personaggio di nome Yats, che dice di essere Venetkens Osts e Enogenes Lion, cioè dichiara di essere uno straniero, host nel senso, alla stessa radice di hostis, che è stata ricordata dalla mia collega. Uno straniero, quindi, che era originario, scusate, capovolgo il discorso, Venetes Osts, uno straniero che si era venetizzato, tant'è vero che aveva lasciato traccia epigrafica di se stesso in un territorio che era un territorio venetico, e che però ci teneva a ricordare quella che era la sua lontana origine, Enogenes Lion, cioè in realtà originario del popolo celtico, una popolazione celtica minore, dei Lai o Levi. Quindi si tratta, diciamo così, di un fenomeno di immigrazione, non di immigrazione di massa, di immigrazione di singoli o di gruppi familiari, eccetera. E non meno importante è un'altra iscrizione venetica che voglio citarvi, che è stata incisa su una situla, su un secchio, non so se avete presente la tipologia di questi documenti, di una donna che dichiara di chiamarsi Frema Bojalna. Frema è un nome venetico, Bojalna è un gamonimico, cioè indica un rapporto di matrimonio fra Frema e Bojos. Bojos è ovviamente un nome gallico. Quindi abbiamo non soltanto un insediamento di elementi gallici in territorio venetico, ma abbiamo anche quello che, con termine usato dagli antropologi, si chiama casi di intermarriage, cioè di matrimoni interetnici. Chiedo al coordinatore se ho finito o ho ancora qualche minuto. Ancora qualche minuto. Benissimo. Ecco, questo per dirvi, diciamo così, di quello che succede a livello interetnico nella Gallia Cisalpina di età preromana. Dopodiché intervengono i Romani. Qui non posso ovviamente farvi la storia del processo di conquista
della Gallia Cisalpina, che è uno dei grandi capitoli di quello che viene comunemente definito il problema dell'imperialismo romano, cioè del fatto che di questa espansione che porta progressivamente alla sottomissione a Roma di tutta l'Italia e poi delle varie province, eccetera. E succede che i romani, attraverso una serie di campagne militari che nemmeno vi nomino, conquistano, sottomettono tutta la Gallia Cisalpina, cioè tutta quella che per noi è l'Italia settentrionale. Nel caso dei Veneti non hanno problemi, perché i Veneti accettano immediatamente una alleanza con Roma. Nel caso dei Galli hanno seri problemi, hanno dovuto fare molte guerre per sottomettere questa popolazione. La fase conclusiva di questo processo di sottomissione qual è? È il processo di colonizzazione da parte di Roma. Allora, quello che vi propongo è di inserire nel discorso sulle migrazioni che finora abbiamo fatto anche un discorso relativo a una forma particolare di migrazione, che è la migrazione organizzata dallo Stato, migrazione organizzata da Roma. Vengono dedotti nei territori sottomessi tutta una serie di colonie. Colonia di Ariminum, Rimini, viene dato in assegnazione viritana individuale senza fondazione coloniaria l'Ager Gallicus, che era stato occupato dai Senoni. Nell'attuale Emilia viene fondata nel 189 la colonia di Bononia, Bologna, nel 183 le due colonie di Parma e Mutina. Alla vigilia della guerra annibalica, nel 218, viene fondata immediatamente a sud del Po la colonia di Placentia, immediatamente a nord del Po la colonia di Cremona. Tralascio la grande vicenda della guerra annibalica, l'insurrezione generale dei Galli galvanizzati dall'arrivo di Annibale. E infine arrivo al problema che analizzerò un pochino più da vicino, cioè al problema di che cosa fosse questa colonizzazione. Se mi dai ancora mezzo minuto, faccio una premessa. Quando noi parliamo dello Stato di Roma, non dobbiamo immaginare qualche cosa del tipo di quello che è successo dell'Italia nel 1861, no? L'unificazione politica dell'Italia. Non era questo il sistema. Il sistema era un altro. C'era una grande potenza italica, i cui territori avevano una grande estensione, la quale aveva sottomesso tutte le altre popolazioni, che però avevano mantenuto forme di autonomia, forme di autogoverno, per cui l'Italia di età repubblicana, periodo del quale noi ci stiamo occupando, è un sistema di alleanze, un sistema di alleanze. C'è lo Stato di Roma, al quale sono legati con federa, cioè con patti bilaterali, tutti i popoli dell'Italia, che più o meno si autogovernano, ma devono rispettare, soprattutto in politica estera, la volontà della potenza dominante. Di questi stati staterelli, diciamo così, legati da vincoli bilaterali con Roma, un posto molto importante hanno le colonie romane stesse, diciamo così. Tratta di cittadini romani a tutti gli effetti. Se vogliono partecipare alla vita politica della Repubblica Romana, si trasferiscono a Roma e votano nei comizi. C'è una seconda categoria che è rappresentata dalle colonie di diritto latino, sono gli alleati privilegiati di Roma, ma gli abitanti delle colonie di diritto latino non hanno gli stessi diritti
che hanno appunto gli abitanti delle colonie di diritto romano. E c'è infine una terza categoria, quella che ho sempre chiamato la categoria degli alleati di seconda categoria, che comprende moltissimi popoli, moltissimi organismi politici e così via. Tenete presente questa divisione, diciamo così, perché quando arriveremo a parlare del problema che penso che possa interessare il nostro pubblico, cioè il problema della fondazione di Aquileia, questo problema riemergerà in sede di premessa. Bene, grazie. Abbiamo appena avuto una richiesta dall'organizzazione che ci chiede di lasciare il palco tassativamente alle 12.55, quindi abbiamo iniziato un quarto d'ora in ritardo e dobbiamo finire in anticipo, quindi la seconda parte purtroppo dovrà essere condensata. Diciamo che, riprendendo quello che ha detto il professor Bandelli, di una situazione a macchia di leopardo dell'Italia repubblicana per quanto riguarda la cittadinanza, la seconda parte voleva essere proprio questo, esaminare come Roma è costretta in un certo senso e concede a la cittadinanza ai popoli con cui entra in contatto, arrivando al 90, alla fine della guerra sociale, in cui la cittadinanza viene estesa a tutte le popolazioni italiche, poi circa 50 anni dopo, insomma 49, poi con il 42, in cui la Gallia Cisalpina entra a far parte dell'Italia e il confine diventa non più il Po ma le Alpi. Ma sorvoliamo su tutto questo e proviamo a partire con le domande. La prima la faccio io, intanto voi vi ingegnate insomma a prepararne qualcuna voi. E, ad un certo punto, man mano che una identità romana si radica, comincia ad esserci una sorta di contrarietà a questa integrazione, insomma, al concedere la cittadinanza e i diritti alla pari, e si levano voci contrarie alla presenza di troppi stranieri a Roma. Una di queste voci è registrata da Cicerone e ce lo testimonia nel De Officiis. Avevo preparato alcuni passi da leggervi, scelgo questo, rimane questo, insomma. Agiscono male, dice Cicerone nel De Officiis, coloro che vietano agli stranieri di godere dei vantaggi della città e li espellono, come è avvenuto al tempo dei nostri padri ed anche di recente. È giusto che non sia lecito attribuire il diritto di cittadinanza a chi non è cittadino. È Cicerone questo e non è Salvini. Tuttavia è del tutto incivile escludere gli stranieri dal godere dei vantaggi della città. Potrebbe sembrare un frammento nella discussione che avviene nelle nostre piazze oggi, ed invece siamo a Roma a metà degli anni 40 del primo secolo avanti Cristo. Quindi molto brevemente Elena prima e poi il professor Bandelli su questo tema, insomma, su questa apertura che poi con il 212 dopo Cristo, con l'editto di Caracalla, diventa cittadinanza a tutti quelli che in quel momento stanno davanti all'impero, cioè alla fine del secondo secolo dopo Cristo, scusate, all'inizio del terzo secolo dopo Cristo, c'è una sorta di maxi sanatoria, no? Chi c'è, chi è dentro è dentro, chi è fuori invece non è cittadino, però poi il rapporto tra un dentro e un fuori continua, perché in realtà Roma è molto ben capace di accogliere all'interno dei confini i barbari, diciamo, che servono all'impero, servono per fare i contadini, servono per ripopolare le zone devastate dalle pestilenze, servono per fare i militari che dopo 25 anni di onorato servizio ricevono il loro bel diploma che li dichiara cittadini. E come si diceva, anche come dicevano stamattina il professor Camarosano e il professor Barbero, Roma non cade, l'impero romano d'Occidente non cade per le invasioni barbariche, ma sicuramente il mancato controllo dei flussi migratori, il non riuscire più ad un certo punto a governare questo fenomeno immenso è una delle concause della caduta, insomma. Thank you, Alessio, for bringing up that quote from Cicero, which seems to almost say the opposite of some of the things I was saying before. But I want to give you a little bit of background. So what Cicero is saying is it's all right for people to physically be in the city, and to not let them be there is inhuman. So it's about cosmopolitanism, while we shouldn't let them onto citizenship roles. What you should know about this is the political background. So it's not about xenophobia, it's about politics, and I'll tell you in a second what that is. Go on. Okay, so basically, what happens is Caesar and the Gracchi want to create more citizens
So doing exactly what Cicero says shouldn't be done, because they want these citizens to be voters to get them into power. So the politicians that are against them want to stop that because they don't want their rivals to have more voters. Grazie Alessio per aver menzionato questa cosa, per aver letto quel citato di Cicerone che sembra dire esattamente l'opposto di quello che stavo dicendo io prima, ma devo dare un po' la spiegazione di quello che sta dietro le quinte. Cicerone dice: sì, va bene, è giusto lasciare che le persone vivino nella città, sarebbe disumano espellerli, però non va data la cittadinanza a ciascuno facilmente. E anche qui non si tratta di nuovo di xenofobia, di dei dibattiti che abbiamo oggi qua, ma si tratta di una questione politica, e spiego subito. Cesare e i Gracchi volevano avere e dare la cittadinanza al maggior numero possibile di persone per avere più elettori, più persone che li votassero e dunque li facessero salire al potere. E ovviamente gli opponenti politici non volevano che ciò succedesse e dunque si opponevano alla cittadinanza per questo. Professor Bandelli, una battuta illuminante a lei a questo punto. Sì, sono d'accordo su questo. La posizione di Cicerone, se noi confrontiamo questa posizione, come ha fatto il dottor Sokol, con quello che è l'attuale dibattito in Italia, ci sembra una posizione straordinariamente illuminata, e per certi aspetti è illuminata. Cioè abbiamo il dovere di aprire le porte a chi si trova in difficoltà. Altra cosa è il concedere la cittadinanza romana. Lì emerge la dimensione, chiamiamola così, antigracana, anticesariana, antipopularis. Voi sapete che nella lotta politica della tarda Repubblica c'è stata una contrapposizione fra due schieramenti che le fonti antiche chiamano optimates e populares. I Gracchi e Cesare sono sulla linea dei populares. Cicerone era un conservatore e quindi per questo introduce questo limite, diciamo così, relativo alla concessione della cittadinanza. Accoglienza sì, cittadinanza no, perché poi se ne approfittano i demagoghi, come ha messo in evidenza, i demagoghi tra virgolette, giudizio di Cicerone. E adesso se c'è qualche domanda vostra, altrimenti ce ne inventiamo noi qualcun'altra, insomma. Sì, volevo chiederle, il confine a quel tempo, non siamo arrivati ancora al Danubio, al Reno, al Vallo di Adriano, no? C'è l'espansione, com'era controllato? Era controllato? Com'era controllato? Dipende, la domanda è rivolta a me o la... Sì, dipende dai periodi, no? Nel periodo del quale parlerò brevemente, se ci sarà ancora qualche minuto, in seconda battuta, il confine era un confine molto preciso che distingueva quella che noi chiamiamo l'Italia peninsulare, lo stivale vero e proprio, diciamo così, da quello che stava al di là degli Appennini e che era chiamato Gallia Cisalpina. Gallia Cisalpina privilegiando una delle tante popolazioni che risiedevano in quel territorio, una denominazione tutt'altro che esaustiva, diciamo così. Fatto sta che la chiamavano Gallia Cisalpina. Lì il confine era quello, nell'ultima fase, diciamo così, del discorso che stiamo facendo, era quello segnato sul versante adriatico dal Rubicone, d'accordo? Cioè, perché scoppia la guerra civile? Perché Cesare, governatore, tra l'altro anche della Gallia Cisalpina, che è ancora provincia, invade l'Italia, che non si poteva invadere in armi varcando quel confine. Sul versante tirrenico il confine probabilmente era l'Arno, qui diciamo così c'è una discussione su cui ovviamente non posso trattenervi.
Nel momento in cui, come ha ricordato Alessio Sokol, nel 49 viene data la cittadinanza romana anche ai cisalpini, non solo agli italici, ma anche ai cisalpini, e soprattutto nel 42 avanti Cristo, quando, realizzando un progetto di Cesare, che nel frattempo però era stato assassinato, viene annessa all'Italia l'ex provincia di Gallia Cisalpina, a quel punto i confini stanno sul Varo, sul Var, nella zona delle Alpi Marittime, e nella zona nostra, diciamo così, sul Timavo. Poi, altro discorso, la regionalizzazione dell'Italia, le 11 regioni create da Augusto, noi siamo, probabilmente lo sapete, nella decima regio, i confini orientali della decima regio sono anche i confini dell'Italia. Continuare, ma insomma. Qualche altra domanda? Qualcun altro? I can answer this. Vuoi dire qualcosa tu? I just wanted to add to Professor Bandelli, it's a very good question. The first thing is, the biggest border was that of status, so not physical, but where you were. Were you a citizen? Were you a slave? But also, we are in a world with no regional maps, so you can't look down and draw a line on something that was meaningful. So territory had a very different meaning. And just to give you two little examples, one, you asked if there was any control. So we do have control at ports, at gates, but only of goods. And the only time people were controlled is if they were goods, so if they were slaves. But if I give you the example of the Flaminae priests, so these are the Roman priests, who go outside of Rome to the ends of whatever Rome was and throw a spear into enemy territory in order to declare war. So the question is, how did they know where to stop? Because it wasn't at the Pomerium, it wasn't at the wall. Was it simply somewhere where the enemy could finally see them? So that's a question, but it's a very good question because we don't have a very good answer for it. Se posso, vorrei aggiungere anch'io qualcosa a ciò che perfettamente il professor Bandelli ha già illustrato. La domanda è poi, tra l'altro, un'ottima domanda. Ovviamente non c'erano confini di Stato, ma il confine era praticamente individuale. Era il tuo status ti rendeva, ti dava delle limitazioni, se eri cittadino o eri uno schiavo. E dunque non c'erano nemmeno, non aveva senso avere dei confini fisici, perché semplicemente non c'erano delle carte regionali, delle maxi carte geografiche sulle quali delimitare. Un'altra volta una questione che non si poneva proprio, non era interessante. E poi si sono menzionati i controlli. I controlli c'erano nei porti e sulle porte delle città, ma soltanto delle merci, e le persone venivano controllate soltanto in quanto merce e dunque schiavi, soltanto in questo senso. E poi l'altra questione erano i sacerdoti romani che andavano a dichiarare guerra. Come la facevano? Andando verso i confini del territorio romano a lanciare una lancia sul territorio nemico. Ma la domanda è, come sapevano dove fermarsi? Come sapevano fin dove si arriva, perché quello è il territorio nemico? Semplicemente giungendo al nemico e far sì che lui vedesse la lancia, bastava quello. Se non c'è un'altra domanda, propongo al professor Bandelli, intanto che voi ne pensate un'altra, di... Vai. Yeah. Allora, vorrei chiedere, la fondazione di Roma la considerate un sinecismo oppure un'immigrazione di genti all'interno della città per ripararsi da eventuali guai? Ma quello che ricaviamo dalle fonti letterarie, premessa, bisognerebbe fare un lunghissimo discorso sull'attendibilità delle fonti letterarie di cui disponiamo, perché, diciamo così, ci raccontano un mucchio di cose che vorremmo sapere come hanno saputo, no? Attraverso quali canali sono giunte fino a loro, eccetera. L'annalistica romana, cioè la storiografia romana, comincia
nell'età più o meno della guerra annibalica, alla fine del III secolo, agli inizi del II secolo. La domanda che gli scettici hanno sempre posto qual è stata? E che cosa ne sapevano gli annalisti della prima generazione, Fabio Pittore, Cincio Alimento, eccetera, di quello che era successo 500 anni prima? Questo è un problema estremamente dibattuto, è uno dei problemi classici della storia, della storiografia moderna sul mondo antico. Non lo posso affrontare. Io complessivamente sono per dare molta affidabilità alla tradizione annalistica, per dei motivi che però adesso non posso analizzare. Altri sono totalmente scettici, dicono semplicemente non ne possiamo sapere nulla, non ne potevano sapere nulla Fabio Pittore, Cincio Alimento, Livio, eccetera, figurarsi se ne possiamo sapere noi qualcosa. Chiuso, scusate, l'ho fatto un po' lunga questa premessa. Il problema, diciamo così, che lei ha affrontato ha due aspetti, mi pare, sulla base di quello che ci dicono le fonti storiche antiche. C'è un primo aspetto in cui il fenomeno del sinecismo è sicuramente presente, cioè noi avevamo vari insediamenti di età del ferro nella zona di Roma, i Sette Colli, diciamo, d'accordo? Ecco, però accanto a questo fatto per cui Roma fonde e quindi diciamo così si determina un fenomeno di sinecismo vuol dire mettere insieme tutte le case, mettere insieme tutte le abitazioni, fondere tutti i tipi di insediamento in un unico insediamento. L'altra cosa però è molto importante, le fonti la valorizzano enormemente e rientra in pieno nel discorso che noi stiamo facendo sull'emigrazione, cioè secondo la tradizione Romolo, primo re di Roma, introduce l'istituto dell'asilum, che si può intendere, è un concetto abbastanza chiaro, no? Cioè se uno viene da fuori e vuole contribuire, diciamo così, al popolamento di Roma, vuole lavorare a Roma, eccetera, le porte della Roma romulea sono aperte. Questo fatto è un fatto che rendeva orgogliosi i romani, potrei citarvi un mucchio di fonti al riguardo. Non so se avete mai sentito parlare di quel discorso di Claudio, dell'imperatore Claudio, a favore dell'ingresso nel Senato romano dei notabili della Gallia Comata, cioè della Gallia Transalpina. Diceva, voi vi opponete a questo progetto, diceva gli oppositori, ma vi rendete conto che Roma fin dall'origine ha agito in senso di apertura e non in senso di chiusura? E cita una serie di esempi, uno di quali è questo, l'asilum. Quindi abbiamo popolazioni laziali che si sinecizzano e abbiamo popolazioni esterne che vengono accolte nella nuova città, tant'è vero che il secondo re di Roma, se la tradizione è attendibile, è un Sabino, non è un latino, non è un romano, è Numa Pompilio, d'accordo? E verso la fine abbiamo la dinastia cosiddetta etrusca e così via. Quel discorso a cui accennava il professor Bandelli è un discorso che avrei voluto tirar fuori e fa il paio con un discorso molto più antico di metà V secolo avanti Cristo, di Canuleio, quando Canuleio vorrebbe l'equiparazione per alcuni aspetti del patriziato e della plebe, no? E focalizza l'attenzione, il racconto di Livio almeno, non sappiamo quanto fosse il discorso di Canuleio veramente, su tre aspetti. Nei secoli precedenti Roma non ha soltanto concesso la cittadinanza a popoli ex nemici, ma addirittura portato al potere gli stranieri, il secondo re appunto è Sabino. Secondo, uno stato progettato per durare, racconta Livio, deve rinnovare continuamente le sue istituzioni e il complesso dei diritti civili, quello che i romani chiamano ius gentium. Ed infine, terzo, il criterio di scelta per l'integrazione non deve essere etnico, ma morale, no? Dice Canuleio, molti romani si comportano peggio degli stranieri, insomma, quindi non dobbiamo scegliere per etnia, ma per modi. E direi che questo è di straordinaria attualità.
agli studenti dico di andarsi a leggere il discorso di Claudio, che poi è stato confermato da un ritrovamento epigrafico, insomma, di una straordinaria potenza, di una straordinaria attualità. Chiedo sì, a... voi siete abituati a cercare in rete, facilissimo. Cercate la cosiddetta tabula lugdunensis, cioè la tavola epigrafica di Lugdunum, che corrisponde a Lione. Lì trovate in rete il testo latino e trovate una traduzione italiana abbastanza affidabile. E emergono tutti questi. È il testo di Tacito, sì, è praticamente una parafrasi del testo. È una situazione particolarmente interessante, cioè è uno dei rarissimi casi in cui quello che ci dice la fonte letteraria, che tu puoi sempre pensare che alteri la realtà dei fatti, ci viene confermato da un documento ufficiale dello Stato romano, da questo discorso di Claudio riprodotto pari pari su questa tavola di bronzo di Lione. E gli ultimi 3 minuti, tanto per essere cronometrici, li regaliamo a Elena Sayev. It's a wonderful question, actually. I'm going to, just to add to what Professor Pandeli's already said, which is exactly what I would have said, but just a little thing to say that the better question you might want to ask is why is it that around the time of the Punic War, Rome decides to have a myth that is about Rome being an open city? Why does it choose at that time to have something where its founders are refugees, which is very different than Athens? So it's trying to connect to a bigger myth around the Mediterranean, but also think of itself as an open city. That's one way I could answer it. Another small detail is about archaeology. If you think that the earliest name we have for a street in Rome is the Via Salaria, and the Via Salaria is about salt, yeah? So Rome, why does it exist where it exists? Because of the salt plains, probably, as a crossing across the Tiber. So it was a marketplace where others, lots of people came. And also the first act of the community, or maybe the reason we have a synoikism, is to drain what became the forum. So what came first? Rome and then the forum, or the forum and then Rome? I'll leave it there. Beh, meraviglioso. Io aggiungerei qualcosa a ciò che stupendamente il professor Bandelli ha già detto. Io l'avrei detto esattamente nello stesso modo. Però riformulerei forse la domanda. Forse sarebbe meglio chiedersi se e perché nasce questo mito della città aperta in quel periodo delle guerre puniche, perché non si tratta di Atene, no? Perché semplicemente Roma voleva inventarsi un mito fondante secondo il quale Roma sarebbe una città aperta, una grande città del Mediterraneo aperta, no? E l'altra domanda che ci dobbiamo, l'altro aspetto che dobbiamo esaminare è il fatto che è prettamente archeologico, la prima strada che troviamo ad avere un nome a Roma è la Salaria, ovviamente ha a che fare col sale. E dunque, perché Roma si trovi lì? Probabilmente è il punto di passaggio del Tevere che conduce alle saline, e dunque dove si trovava il mercato. Il mercato poi potrebbe essere il forum, e dunque la questione è dell'uovo della gallina: è nata prima Roma che ha costruito poi il foro romano, o è nato prima il foro romano che ha fatto nascere Roma? Bene, e segnalo un'ultima cosa, l'ultima frontiera della ricerca per rispondere alla tua domanda: c'è stato un sinecismo, c'è stata una fusione di popolazioni diverse, è lo studio degli isotopi radioattivi e del DNA. C'è stata una conferenza bellissima, interessantissima domani, e a questa domanda se i campioni ossei che sono stati ritrovati sulle necropoli dei colli del Septimonium potranno essere campionati, c'è la possibilità che entro non molti anni a questa domanda si risponda anche con evidenze scientifiche oltre che con quelle delle fonti, quindi potremmo avere un'altra storia romana fra un po'. Ringrazio tutti, sono le 12:55, ci è stato chiesto di finire. Siamo riusciti a rispettare il tempo, rivoluzionando un po' il tutto, e il bello della diretta. Grazie a voi, buona storia a tutti.